Buonasera amiche ed amici, buonasera a tutti. Giro questo vlog stamattina e poi lo pubblico direttamente stasera e vi faccio vedere così cosa faccio in questa giornata, che è la giornata di San Valentino e casca nel mio giorno di riposo. Allora, stasera non faremo niente di particolare perché ci siamo regalati già dei giorni in montagna, siamo andati spesso a mangiare fuori ultimamente, quindi stasera facciamo una cosa tranquilla. Allora, stamattina siamo andati tutti e due in farmacia per fare una cosa, un plantare, sia io che lui, e non sto qui a raccontarvi il dettaglio, insomma. E comunque fatto sta che dopo lui è andato al lavoro, io ho detto me ne torno a casa a piedi e così mi faccio il giro di tutti i supermercati che ci sono lungo la strada, perché in questa strada qui non vengo mai, e quindi sono carica come i muli. Sono passata sia da Lidl che da Prix, mi sono caricata come i muli, dopo vi faccio vedere che cosa ho comprato e adesso me ne torno a casa a rilassarmi un po'. Mi faccio un po' di skin care con dei prodotti, con un siero, una crema che vi farò subito vedere dopo questa clip, poi mi lavo i capelli e insomma vi faccio vedere cosa ho comprato e quant'altro, e così voglio anche farvi la recensione di una spazzola asciugacapelli se riesco. Ci vediamo dopo. Allora ragazze, sto andando a fare un po' di skin care con due prodotti che utilizzo ultimamente, è circa un mesetto che sto utilizzando questo siero e questa crema contorno occhi del marchio IMIM. Il marchio IMIM nasce dal dottor Charles e da sua sorella, che è una ballerina, che hanno combinato la conoscenza del dottore e la semplice ricerca della perfezione di sua sorella, che appunto essendo ballerina è sempre alla ricerca della perfezione oltre che della danza anche proprio della propria pelle, si sono uniti e hanno creato questa linea di prodotti per la pelle, che io ho ricevuto il siero e la crema contorno occhi, ma questa azienda produce molti altri prodotti per la cura della pelle, quindi io vi consiglio vivamente di andare a visitare il loro sito e poi vi lascio un link ovviamente e anche un mio codice sconto, quindi se vi incuriosisce questo marchio potete comunque andarlo a provare avendo una scontistica. E date veramente un'occhiata a quello che c'è sul sito perché sono tutti ottimi prodotti per la pelle. Loro hanno degli standard qualitativi molto alti, anche proprio fanno controlli diverse volte sui loro prodotti per migliorarli sempre di più, e la varietà che c'è nel sito è in continua evoluzione perché si impegnano a creare prodotti sempre nuovi. Quindi io cosa faccio? È da un mesetto che li sto provando e cosa faccio? Vado a mettere un po' di siero, vedete, ne basta poco, anche così, sul contorno occhi, vedete qua, forse ne ho preso troppo poco, adesso ne metto un altro po', ok, e vado leggermente a picchiettare. Io però vi parlo di come lo uso io, non proprio di come andrebbe usato. Tutti sappiamo come va usato il siero contorno occhi, bisogna metterlo sul contorno occhi. Io cosa faccio? Prendo e me lo vado a spalmare dappertutto. Allora, la cosa bella di questo siero e anche della crema, vedete, io me lo spalmo un po' ovunque, dopo vedete voi. Allora, la cosa bella di questa crema è che non ha assolutamente nessun tipo di odore, non profuma, non puzza, non sa da niente, ed è ottimo per le persone che si sentono disturbate dagli odori, quindi se vi danno fastidio potete tranquillamente prendere questi prodotti qua perché non hanno odore. Allora, un'altra cosa bella è che proprio non brucia assolutamente gli occhi, cioè voi comunque anche a volte mi capita di andare che mi vada anche un po' dentro l'occhio, non brucia niente, 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 e anche quando lo si mette non si sente la pelle che
tira, la pelle non tira assolutamente, e da quando lo uso, allora io non ho rughe, fortunatamente sul contorno occhi non ho ancora rughe, quindi non vi posso dire se vi migliora le rughe, ma sicuramente su di me ha fatto comunque un bellissimo effetto, perché da quando uso questo siero, cioè, sono liscissima, completamente liscia, non ho occhiaie, non ho segni strani, cioè, vedete, io fortunatamente non ho ancora rughe, però la pelle io me la sono ritrovata veramente liscia e un colorito più uniforme. Dopodiché, quando si è asciugato il siero, vado a mettere la crema, che è fatta così a pompetta, vedete, così, e io la metto appunto non solo sul contorno occhi, ma dappertutto. Se vedete, dietro di me non ci sono gli asciugamani, mentre sull'altra clip che ho fatto stamattina c'erano, ma che però mi metto dopo di questa, è perché adesso sono andata a lavare gli asciugamani e li metterò nuovi, perché erano un po' zozzi. Il bianco è bello, ma si sporca subito, quindi dopo di questo farò anche gli asciugamani. Quindi me la spalmo un po' dappertutto, e anche questa, stesso effetto del siero, mi ha lasciato la pelle veramente liscia. E poi faccio una cosa del genere. Allora, io ho un problema che adesso è sparito, quindi non c'è più, però per evitare mi metto un po' di crema anche qua, vedete? Appena appena, giusto per non far ricomparire il problema, mi era venuta con il freddo un po' di dermatite, di secchezza su questa parte dell'occhio, e per un po' non ho messo ombretti proprio perché ero troppo secca. Poi, mettendo questa crema, non so se sia stato per la crema o perché doveva fare il suo corso, mi sento meglio, e vedete, non ho un minimo di secchezza, quindi ottimo. Ma per prevenire mi metto comunque un pochino di crema qua. Bene, io vi saluto, vi ripeto, vi consiglio di provare questo marchio di prodotti per la cura del viso, della pelle, di andare a vedere il sito, eventualmente di utilizzare il mio codice sconto. Adesso vi lascio alle altre clip che ho girato stamattina, e spero di avervi dato un valido consiglio. Allora, raga, mi voglio fare una piega un po' più carina, un po' più dettagliata, diciamo così, più definita, e ho pensato di fare questo. Stasera passeremo appunto il San Valentino a casa con una cenetta romantica, e quindi non mi vestirò chissà che, però voglio avere i capelli belli a posto. E allora mi sono messa questo qua, che è praticamente da mettere sia bagnati che asciutti, ma io li metto sui capelli bagnati, ma porca miseria, doveva passare proprio adesso la moto, ho la finestra aperta per fare uscire l'umidità. Comunque questo, eccolo qua, Lovren Collagen Repair XL, è la terza volta che lo uso, devo dire che mi trovo abbastanza bene, ne ho provati di migliore, però devo dire che aiuta a fare la piega, il capello è bello liscio. È finito? Vabbè, quindi questo, ho messo questo, adesso lo ammazzo questo qua. Cioè, ma ok, ce l'abbiamo fatta, perché qua è pieno di sti cretini, siccome c'è un rettilineo qui sotto, che vengono con le macchine e con le motociclette a correre, e rischiano anche di buttare sotto qualcuno perché sono pazzi. Comunque, ho buttato questo spray, ho asciugato leggermente i capelli, e voglio andare a provare con voi questa spazzola qua della Enco. È una marca che si trova ad Eurospin ed era in promo la scorsa settimana a 15,99. E ce n'erano pochissime perché è andata a ruba per questo prezzo, e poi per appunto 14,99 è proprio bella che consistente, e quindi la voglio provare insieme a voi. Questa qua è una spazzola che asciuga e liscia al tempo stesso, però c'è scritto di fare prima un'asciugatura parziale del capello, e io non mi sono fidata ad asciugarli solo con l'asciugamano, ma li ho asciugati un pochino col phon, e adesso vado a provare questa, che praticamente ha tre velocità. Esatto, la silenzio un attimo, vedete che è parecchio rumorosa, e vi faccio vedere come
fa come ho intenzione di usarla io e ovviamente dopo non è che vi faccio vedere tutto il procedimento, ma poi quando ho finito vi farò vedere il risultato finale. Comunque, questa qua, ripeto, per questo prezzo l'Eurospin è fantastica. Allora io prenderò una ciocca di capelli così. Allora, io continuo da sola senza fare video perché è un procedimento un po' lungo, nel senso che ora che li asciugo tutti e poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, ragazze, il risultato finale è questo e devo dire che sono molto soddisfatta. Allora, senza fare la piastra, potete avere dei capelli comunque lisci. Lisci, non crespi e soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, ho fatto molta molta meno fatica rispetto a quando li asciugo col phon e dopo li vado a tirare. Perché quando li asciugo col phon cosa faccio? Faccio così, quindi in questa mano ho la spazzola e in quest'altra ho il phon. Ho due mani occupate e due mani rigide che comunque mi causano disagio e ci metto molto più tempo a farli. E poi ho notato un'altra cosa, che quando li asciugo con il phon sono un po' più crespi. Allora, io ho un capello crespo purtroppo. Cioè, vedete anche da qua, non è un capello proprio super liscio, è un po' crespo, per quanto ci possa mettere oli disciplinanti, il mio capello è così. Però utilizzando questa vedo che comunque l'effetto crespo è molto 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 diminuito. Cioè, guardate, questi sono i capelli senza la piastra. Io adesso andrò comunque a fare la piastra, perché mi sono resa conto che senza piastra proprio non ce la faccio. Cioè, voglio avere una cosa più proprio liscia, cioè sì, nel senso, accompagnerò la piastra e farò questo movimento in modo di averli arrotondati, ok? Però non riesco a non farla. In ogni caso ci metterò molto molto meno rispetto a quando me li asciugo normalmente. Cioè, guardate, comunque sono quasi dritti, quindi basta una passata e quindi tra 5 minuti, al massimo 10, sarò in ordine. Devo dire che comunque l'asciugatura pensavo fosse più lunga, invece ci ha messo meno di quanto credessi ad asciugare. Non mi sono cronometrata, però il tempo comunque non era assolutamente esagerato. Quindi niente, vado a fare una passata di piastra giusto per definire un po' e per appiattire questo, cioè vedete questo crespo sulle punte anche qua, vedete? Cioè non ho delle punte belle. Allora, se io faccio la piastra riesco a avere queste punte belle, così anche lucide, invece se le lascio così non mi piace l'effetto di queste punte qua. E niente, quindi ho anche intenzione poi più avanti di fare un trattamento alla cheratina e vedremo. Insomma, comunque questo è tutto. Ecco, allora, questo è il risultato con la piastra dopo 5 minuti praticamente, quindi non sono stata proprio lì nel dettaglio. Mi sento soddisfatta, tutto sommato, anche così, cioè li ho appiattiti un attimo perché prima mi parevano un po' troppo voluminosi. Poi mi sono accorta, riguardando il video, che sembra che siano più lunghi di qua e più corti di qua, ma in realtà non è vero, è perché magari sto tenendo il telefono in una maniera che non è proprio dritta, però ce li ho assolutamente pari, cioè non sono storti. È che magari qua sono più tondi e qua sono più, cioè sono più curvi e qua sono più dritti, perché magari ho passato più piastra qua, però tutto sommato mi va bene, sono contenta. Vabbè, le faccio vedere alla luce. Certo che questo effetto proprio di punta sfibrata non mi piace, non mi piace proprio, devo fare un trattamento. Cioè, guardate, tipo qua,
anche delle belle punte, ma su questa zona qua, che è la zona in cui tocco di più il capello, in cui vado a tirarlo di più, magari è rovinata, cioè li ho appena tagliati. Vedete? Devo metterci un trattamento, devo fare un trattamento. Adesso metterò un po' di olio e poi sicuramente farò più avanti un trattamento, perché così non sono soddisfatta. Infatti, cosa faccio io? Li tengo sempre così, in modo che questa parte che è più rovinata non si vede e si vede invece la parte che è più sana. Vedete? Così l'effetto è già migliore e mi piace. Raga, guardate che torta bellissima che ho preso da mangiare stasera. Ho fatto un reel delle foto perché è veramente bella, e l'ho fatto anche perché poi così stasera mio marito non deve patire ad aspettare che faccio le foto alla torta, perché sono già pronte. E quindi eccola qua, una bellissima torta, e facendo le foto ho anche rotto la scritta love. Vabbè, è bellissima, me l'hanno data in questa scatola pasticceria colpo di frusta, e c'è scritto Let's Love. È veramente bella, una bellissima allora idea. Vi faccio vedere come ho apparecchiato la tavola per stasera. È ancora presto perché sono le 4:30, però ho detto intanto mi porto avanti ed apparecchio un po'. Allora ho messo un calice da vino e un bicchiere normale, le salviette che ho preso da Lidl, molto carini, tovaglioli, e poi queste tovagliette a rotolo che si strappano usa e getta, ok, e posate, insomma, quindi niente di fantastico. Adesso vi metto il grandangolo così potete capire meglio. Niente di fantastico, ma una cosa proprio semplice. Poi ho messo la candela che stasera vado ad accendere per creare un po' più di atmosfera. Quindi così, ecco, cos'è quella cartaccia che si vede là, che ho lasciato, sì, perché ho aperto una cosa col cellophane e ho lasciato la cartaccia. Vabbè, non ci fate caso. A Lidl stamattina ho comprato anche questa, che è una ricotta high protein, ovvero con più proteine, meno 60% di grassi e senza lattosio. Speriamo bene che sia mangiabile. Mi incuriosiva, era in offerta, ho detto la prendo. Allora vi faccio vedere anche questi, che saranno la nostra cena di stasera, ovvero i cuoricini di patate. Sono degli gnocchi fatti a cuoricino. Non è che si capisca molto che sono dei cuori, però sono veramente carini, e stasera preparerò questi. Non so ancora con che cosa li condirò, ma anche semplici, con un po' di formaggio e pepe, o solo olio e pepe, o formaggio, vediamo. O si possono fare con tante cose, con la panna, con il ragù anche, vediamo un po'. Comunque questi saranno la cena, e li ho comprati anche questi da Lidl. Sono veramente super carini. Allora, sempre rimanendo in tema di Lidl, vi faccio vedere le altre cose che ho comprato, ovvero un ovetto che vorrò aprire insieme a voi, poi la spazzola di Sien, era in offerta, poi il Suddenly Chaloux, che è il dupe di J'adore di Dior, quindi se vi piace J'adore di Dior andate a prendervi il Suddenly Chaloux, le calze con scritto Love, i mini muffin agli Smarties, questi buondì motta cacao caramello, questi e questi ve li farò vedere in un video assaggi, e poi questi calzini da mettere stasera con scritto Mr. Emmers, sì, Mr. Emmers, Mr. Emmers, mamma mia, vabbè, lasciamo perdere, cioè mi sono diventata dislessica. Comunque eccoli qua, guardate che bella la scatolina e i calzini. Io adesso con questa clip vi saluto, non ne farò altre, e spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo al prossimo video. Adesso è sera, vi faccio anche vedere com'è di sera. È molto più carino con le luci soffuse, la candela, la lampada che cambia colore a tipo 3 tonalità. Vedete? Io ho messo questa che fa più luce. Bicchiere di Coca-Cola e bicchiere del calice per bere un po' di prosecco, tovagliette appunto Lidl, molto semplice ma intimo.